Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Primo video ufficiale con i nuovi capelli lunghi. Per chi si è perso questa novità, vi rimando al vlog dove vi faccio vedere l'applicazione dell'extension prima, dopo, eccetera, eccetera. Detto questo, passiamo direttamente al video di oggi, che come potete notare da queste cosette che sporgono, perché non so più dove metterle, è un video haul. Vi ho spiegato che questi mesi non posso spendere più di tanto perché frequentando un corso, un'accademia di make-up, devo comprare le cose principalmente per quella, quindi mi sto tenendo un po' low budget con il resto, però c'è stato, ahimè, il 20% di sconto su ASOS, tipo di qualsiasi cosa per qualche giorno, e quindi mi sono data un po' alla pazza gioia e ho preso soprattutto, stavolta seriamente, cose che mi servivano, tipo costumi, cose estive, anche se sembrava fosse uscito l'estate, mo sta ricominciando a fare freddo, ma a quanto pare ricomincerà di nuovo a fare caldo, quindi io queste cose ve le faccio vedere. In più, come vi dico sempre, tantissimi capi ve li taggo su 21 Buttons, quindi vi invito ad andare a seguirmi lì. Vi lascio qua sotto il link per poter scaricare anche l'applicazione se ancora non l'avete, perché tipo fondamentale, e quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Logicamente non è tutto ASOS, ci sono anche altri marchi, makeup, tipo questo, novità che mi sono state inviate, insomma sarà un haul stra mega iper ricco. Quindi parto da una cosa che ho comprato io su Amazon, sempre appunto perché seguo tantissime persone su 21 Buttons, la mia amichetta Giulia, che si chiama Julove su Instagram, ha taggato lei questi occhiali e io sono subito corsa a prenderli perché è uno stile che mi piace tantissimo. Ultimamente li vendono tutti, anche Zara li vende, però questi li ho pagati la metà. Il marchio, come potete notare, non è proprio wow lusso, però chi se ne frega, per quello che li uso, capirà. Io porto gli occhiali, lo sapete sempre, quindi raramente metterò le lenti, e poi metterò questi, gli occhiali più vintage della storia. Me li metto anche così vedete come mi stanno, anzi fatemi sapere, mia madre dice che sembra uno di quelli dello 007, va bene. E questi occhiali appunto ve li ho taggati su 21 Buttons, quindi non me li chiedete poi qua sotto, e li ho pagati la bellezza di 7 euro e qualcosa, cioè una cavolata. Poi non so se lasciare tutti gli abbigliamento per ultimo. Sì, mi sa che farò così. Quindi passiamo al make-up. Mi sono arrivate le tre nuove palettine di Mulac, quelle dei correttori, che vengono mi pare meno di 30 euro l'una. E ogni palettina, perché si dividono, questa qui è quella correttiva, poi questa è light to medium e ultra light, ogni palettina ne contiene 4, quindi io direi che 30 euro secondo me è un ottimo prezzo, anche perché appunto potete portarvele in giro, ci sono più colori per ogni evenienza. Ne ho provata una oggi e devo dire che la consistenza dei correttori è molto pastosa, quindi non so se mi sento di consigliarvele onestamente. Appunto devo ancora provarle, vedete. Questa qui ad esempio dei correttivi è ancora proprio non sbocciata. Più avanti la proveremo e vi darò una risposta definitiva, diciamo così. Anche magari nei prossimi vlog, adesso vedrò. Però ecco, per ora ho usato la ultralight, logicamente. E devo dire che appunto nonostante sia abbastanza pastoso, sulla zona occhiaie non dà fastidio, non entra le pieghette, cosa che su di me succede il 90% delle volte. Poi ho fatto un ordine da Sephora appunto online, perché anche qua con il codice sconto della festa della mamma c'era mi pare o il 15 o il 20%. Questa palette veniva intorno ai 50 euro, io l'ho pagata 10 euro in meno. Poi appena l'ho vista, questa qui di Kat Von D, l'ho dovuta prendere per forza, perché soltanto il pack merita secondo me. Ed è la palette di Kat Von D per l'anniversario di 10 anni. Vi faccio vedere il pack se non vi acceco. I colori sono questi e sono molto curiosa di provarla perché questi colori li ho soltanto sbocciati, perché le palette di Kat Von D e in generale le polveri, gli ombretti, non le ho mai provate. Adesso rimarrete scioccate dal packaging, perché guardate cosa non è, c'è la meraviglia raga. Questo logicamente l'ha disegnato lei. I colori all'interno sono questi, in realtà sono molto belli, secondo me sono anche abbastanza misti, cioè potete fare sia dei look, vedete, un po' più neutri, più freddi, più caldi, più colorati. Ci sono dei colori olografici pazzeschi. Fatemi sapere se volete che provo tutto quanto in un video, makeup, first impressions, tutte queste cose qua, così appunto li proviamo. Per finire con il makeup, sempre su Octoly ho preso questo Fix Plus, che io in realtà pensavo me ne inviassero uno solo, in realtà c'è qui la PR Box di MAC, come leggete qua sulla scatola, vedete che a lucidina c'è scritto Fix, e all'interno, a parte che
qui, se si fa con lo spray, adesso ve lo faccio vedere, si rivela l'immagine e poi appunto contiene i nuovi Fix Plus. Questo, come sapete, è praticamente uno dei prodotti top di MAC in generale, tra i più conosciuti. Questo è il Prep più Prime. Ce ne sono due diverse tipologie. Questa qui violetta è la lavanda, mentre questa qui bianca trasparente è quella normale classica. Quindi penso che quella alla lavanda sia molto più delicata. Vediamo se rispruzzando qua riesce l'immagine, perché la prima volta ha funzionato logicamente. Sì, vedete? Ta-dan! C'è l'immagine di una bellissima donna. Quindi questi sono tutti i prodottini make-up. Adesso passiamo all'abbigliamento. Devo dire che purtroppo sono ricascata nel tranello scarpe, ma questo ormai penso abbiate capito che quando io vi dico che questo è l'ultimo paio di scarpe che compro, c'è da preoccuparsi. E quindi vi faccio vedere, ho preso questo paio di slider borchiati, vi leggo il prezzo sul sito che è di 16,99, è un ottimo prezzo. Io d'estate con questo tipo di ciabatte, scarpe, ci vado anche in giro tranquillamente. E il modello è fatto in questo modo, logicamente nero, e io ce l'ho già con le perline che ho preso su Quanticlo, però questo è in tessuto qua sopra e poi appunto ha tutte queste borchiette. Vi consiglio, se volete stare più comode con questo tipo di scarpa ciabatta, di prendere una misura in più. Io ad esempio porto 40, di queste prendo sempre 41 perché non mi piace che il piede arrivi preciso. Non lo so, così un consiglio, eh. Poi ho preso un sacco di altre cose su ASOS che io ho già rimandato indietro, perché sapete che ASOS ha questa cosa fantastica della spedizione in un giorno se avete l'account premium, e io logicamente ce l'ho. E in più ha il reso che è super semplice, basta andare in posta e rimandare il pacco. Quindi molte cose le ho già rispedite, però la maggior parte le ho tutte qua, perché l'ordine che ho fatto, quello tutto al 20%, mi è arrivato ieri, e quindi le cose anche del reso le devo ancora rispedire, quindi vi faccio vedere tutto. La prima cosa che ho preso è questo costume, che ha una storia, raga, pazzesca, perché io lo puntavo da tantissimo. A prezzo pieno sta una cosa esorbitante, che secondo me è esagerata, anche se è fatto bene, è della Boy London, ok? Però a prezzo pieno viene 78 euro, che tipo, ciao. Poi l'hanno scontato a 37,99 e con il 20% io l'ho pagato sui 30. L'unico problema è che io mi sono sbagliata, perché ho preso un S invece di una M. E poi, visto che lo volevo a tutti i costi, ho detto no, aspetta, io rifarò il reso con questo, però ne prendo un altro, una taglia giusta. E niente, mi sono sbagliata pure con quell'altro che ho già impacchettato, quindi ho preso due S e adesso ho ripreso un ulteriore M, sperando che sia giusta, ma ho controllato. Quindi insomma, tutto ciò per dirvi che il costume ce l'ho, mi sta. Infatti vi ho messo anche una foto su 21 Buttons con la S, che mi stava un po' strettina ma non si vede da davanti. Comunque il costume è questo, adesso ve lo faccio vedere, anche se appunto su 21 Buttons lo vedete addirittura indossato, cioè mi sono messa in costume per voi. Comunque è un costume intero fatto così, nero classico con il marchio Boy London dietro alla schiena scoperta. Non veste troppo a vita alta, perché ho un problema sul sedere che magari vi esporrò meglio in uno dei prossimi vlog, perché è praticamente uno dei traumi più grossi della mia vita, quindi devo stare un po' attenta con i costumi. Però appunto questo sarà rimandato indietro, ma me lo vedrete sicuramente quest'estate perché avrò preso la taglia giusta. Poi, sempre parlando di costumi, ho preso questo che in teoria è di Pinky, però lo vendono appunto su ASOS, pagato 23,99, scontato non so quanto venga con il 20%. Il costume è sempre intero. Io raramente porto il bikini a due pezzi, perché sapete che con l'operazione che ho fatto della sleeve gastrectomy si vedono comunque i segnetti sulla pancia, in più la pancia è devastata dalle smagliature e mille altre cose, insomma non è una situazione semplicissima. La maggior parte delle volte prediligo il costume intero quando so che magari devo stare più tempo fuori, devo fare cose particolari tipo gite, passeggiata al mare eccetera. Altrimenti, se so che posso stare seduta sul lettino e basta, mi metto anche quella a due pezzi. Comunque il costume è questo qui. L'unico problema è che ho sbagliato taglia, perché ho preso una 46 mi pare, ed è troppo larga. Cioè i costumi devono comunque essere un po' stretti anche per aiutare, no, a fare un effetto risucchio. E quindi questo, purtroppo, perché è molto carino, ecco le righe con scritto Summer Club, però appunto non mi sta. Ho cercato di prendere la misura giusta ma non c'è più sul sito,
quindi questo va rimandato indietro e basta. Poi, sempre da mandare indietro, ho preso questa maglia che in realtà è di Pull&Bear. L'ho presa perché sul sito sembrava una figata. Stava 20 euro, poi scontata a 9,50 più il 20%, saranno stati tipo 7-6 euro. Però non mi piace proprio come mi sta addosso. È fatta in questo modo, con i laccetti, e qua si vede la pelle sotto. Diciamo che è un po' troppo se per i miei gusti. In più non calza proprio benissimo, quindi questa bye bye. Ora passiamo alle cose che invece terrò, cioè il bikini. Finalmente ho trovato un bikini che più o meno mi piace come mi sta e soprattutto mi copre questo disagio sul sedere, appunto. È uno slip a vita alta che è della marchio New Look, pagato 12,99 sempre col 20, mentre il pezzo sopra è di boho ed è appunto un pezzo sopra classico, sempre nero perché i miei costumi hanno questa fantastica colorazione, pagato 13,49, che però ha un nodino qua all'altezza centrale. L'unico problema è che ho preso una 46 del pezzo sopra, lo vedevo piccolo, cioè la modella ha tipo due perette, non che io abbia questa esorbitante cosa, però il mio seno è largo, ok, più che tanto è largo, quindi sapevo non mi sarebbe stato, mi sta. L'unica cosa è che appunto è grande, quindi ha le bretelline da stringere sopra, lo farò fare poi a mia nonna, tanto c'è tempo prima di andare al mare. È fatto in questo modo, vedete, ha un nodino nella parte centrale e ha le coppette triangolari. Questa è la parte da far stringere, cioè devo toglierci tipo un pezzo del genere. E poi dietro ha questa chiusura così, che io ad esempio preferisco ai laccettini classici. Poi secondo me per meno di 15 euro top. E la mutanda è a vita alta, sempre per cercare di mascherare questo fatto, anche se effettivamente fa effetto pannolino, però vabbè, a me piace. Ed è classicissima, nera. La cosa bella è che appunto dietro casca tipo culotte. Poi ho preso due pantaloni. Uno di questi stava 20 euro, scontato a 12 più il 20, ed è di Stradivarius ed è un pantalone di quello classico nero che cade abbastanza dritto. Mi piaceva un sacco. Io non ho questo tipo di pantalone, o meglio non ce l'ho totalmente nero, ed è un pantalone che può essere usato sia casual sia elegante, quindi è un ottimo little black dress in versione pantalone. Fatto in questo modo, come vedete ha l'elastico dietro, quindi è molto molto comodo. È quasi come se fosse una sorta di tuta. E appunto fatti così, qua hanno delle pieghettine, tasche, cade, vedete, giù abbastanza dritto. E sul fondo è fatto così. Poi col fatto che sono neri mi si mangiano tutto il colore, vedete, quando li metto si accende questa luce dalla barbarella. Appunto li adoro. Poi davvero, se penso che li ho pagati davvero pochi, top. Poi questo è un altro paio di pantaloni, però è un jeans tessuto elastico di Bershka, teoricamente c'è scritto push up, ma vabbè. Prezzo 22 euro. Mi serviva un jeans di questo color jeans scuro, perché io jeans chiaro è raro che lo porto, a vita normale, perché mi sono un po' stufata dei jeans a vita alta, soprattutto quelli che ti fanno l'effetto panzetta, avete presente sulla cerniera che vi si abbozza, ecco. Quindi quando voglio sembrare un po' più skinny mi metto questo tipo di jeans, che appunto non sono proprio a vita bassissima, però sono abbastanza comodi. Poi ho preso un paio di scarpe, anche questo lo puntavo da un po' in realtà, perché è un tipo di stivale di quelli sopra il ginocchio, però non ha né tacco né niente ed è a punta. Raga, mi piaceva troppissimo, però veniva 51 euro, che un paio di scarpe di Stradivarius mi sembrava un po' tanto. Poi l'hanno scontate a 30,50, non so perché tutto quello che mi piace prima o poi lo scontano, e in più c'era il 20%, quindi adoro. Le ho prese, fortunatamente c'era anche il numero. Sono fatte in questo modo. La cosa bella è che qua sopra hanno una parte elastica, quindi non c'è nessun fiocchetto da stringere cose. Purtroppo anche così mi cascano, però vabbè, in qualche modo le metterò perché mi piacciono troppo. Sempre scamosciatine. Hanno il tacco che è trasparente, vedete dietro si vede, ed è troppo figo. E poi sono a punta. Non lo so, io vado pazza per questo tipo di scarpe, sapete che vado pazza per le scarpe in generale, quindi come potevo farmele mancare. E da ASOS è tutto. H&M prima, perché ho una cosa proprio scrausa da farvi vedere, perché l'altro giorno sono andata, ero super ispirata, sapete quelle giornate volete spendere, niente, non trovavo nulla. A una certa ho detto da H&M troverò qualcosa e ho trovato soltanto questo pantaloncino. Io non vado pazza per i pantaloncini, però d'estate quando fa caldo, chi se ne frega se uno è bello, brutto, grasso, magro eccetera, e quindi ho preso questo. L'ho trovato soltanto di questo color jeans chiaro,
Però in realtà non è male, anzi, anche questi ve li ho taggati già su 21 Buttons. Ho preso una 46 perché sono leggermente a vita alta, quindi mi piacciono un po' più comodi. Pagati 20 euro e sono fatti in questo modo. Hanno questo sfrangio qua sotto, però sono molto comodi, non sono corti di quelli che ti mostrano un pezzetto di chiappa perché sono insopportabili. Sono carinissimi, proprio giusti giusti. Quindi, se non sbaglio, manca l'ultima cosa di Zara, che in realtà erano tre, ma è passato poco fa il corriere a ritirare il reso, perché anche di quello c'è il reso, però a Zara addirittura sono di classe, te lo vengono a ritirare a casa il pacco. E avevo preso altre due paia di scarpe, avevo preso tre paia in tutto. Le altre due vi metto le immagini qua per farvi capire quali avevo preso. Uno mi piaceva un sacco perché l'ho visto da Beatrice Valli, un sacco di influencer, fashion blogger, bla 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 bla. Io mi faccio infinocchiare più di non si sa chi, e qui ho detto oddio fighissime, però non avevo calcolato il fatto che abbiamo due fisicità diverse, due numeri di scarpe diversi, e quindi mi sono arrivate e stavano una ciofega, non voglio neanche sapere cosa sembravo, un puffo mischiato a un uomo di Neanderthal, non mi piacevano per niente, sto parlando delle slippers, quelle con le perlone sopra, mentre l'altro paio avevo preso il 40 e mi stava piccolo nelle dita davanti perché hanno questa punta troppo affusolata, però sono molto carine se vi piacciono e soprattutto se volete essere elegantine ma comode, e costano soltanto 16 euro, quindi quelle ve le consiglio. In più ci stanno nere, e nere mi pare col fiocco rosa o rosa col fiocco nero, quindi sono stracarine, però per il mio tipo di piede non posso metterle. Però ho preso questo. Io sapete che i tacchi non li metto praticamente quasi mai, però c'è un però, perché adesso siamo in periodo battesimi, comunioni, chi più ne ha più ne metta, e stavo alla ricerca di qualcosa di un po' sofisticato, di un po' carino, perché io ho i tacchi ma sono sempre quelli classici, le décolleté nere, le décolleté con qualche strass, insomma, mi avevano stufato. Sapete che io amo le scarpe a punta, ho trovato queste su Zara, ho fatto ciao, ciao, in più il tacco non è neanche tanto alto, perché mi pare sia intorno ai 10, massimo 12 centimetri, quindi è fattibile. Il problema è che non ha il plateau, però per quanto so fighe ci soffri. Queste, per quanto so fighe, logicamente ve le ho subito postate su 21 Buttons. Sono di un tessuto tipo raso e sono fatte così. Adesso io vorrei un applauso. Se voi state davanti al computer, con chiunque state, da soli, in compagnia, fate un applauso a queste scarpe, per favore, perché sono la vita. Quando le metto io mi sento subito Kendall Jenner, cioè fate Vobis. E appunto sono fatte in questo modo. Io ho il 40, quindi logicamente sembrano un fettone. Il tacco è così, ve lo faccio vedere da vicino. E poi vedete il tessuto è così. Sembra una puntona, ma in realtà svanisce perché vi fa proprio la gamba affusolata, bella. Adesso io domenica dovrò metterle, quindi poi ci riaggiorneremo. Per adesso vi dico che non sembrano scomode, le ho tenute un po' per casa ieri per vedere, insomma, la resistenza. Devo dire bellissime, cioè super approvate. Il prezzo, se non sbaglio, era intorno ai 40-50 euro. Detto questo, anche per questo video haul abbiamo speso abbastanza. Spero vi siano piaciuti i miei acquisti. Fatemi sapere, come in ogni video haul, qual è stato il vostro pezzo preferito. Se avete qualche scarpa, qualcosa da consigliarmi, che avete visto e che vi ha fatto pensare a me, vi mando ancora un grosso bacio, mi raccomando iscrivetevi se non siete iscritti e mettete un bel pollice in su, e io vi aspetto al prossimo video, ciao!